Ho conosciuto Vincenza, che stasera ha presentato il suo libro, proprio nella mia veste di, diciamo, UN, Nazioni Unite, per cui abbiamo fatto assieme dei convegni sui bambini, sui diritti dei bambini. E non a caso lei sceglie delle date particolari per presentare, in questo caso il libro o anche altri convegni, che sono quelle di dicembre, perché siamo a ridosso del 10 dicembre, che è la giornata dei diritti umani, e a novembre sappiamo tutti che c'è appunto la celebrazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e quella, della violenza contro le donne. E quindi c'è un unicum che parla di diritti. E ritengo che questa serata, che prende lo spunto da Bibbiano, ma come ha ricordato Vincenza, Bibbiano è lo spunto, perché di Bibbiano, di cui si è parlato molto, in realtà di Bibbiano ce ne sono tanti, di cui non si parla, in tutto il territorio nazionale. E diciamo, la battaglia che porta avanti Vincenza con l'associazione di pedagogia familiare è straordinaria. Io, che ho sempre lavorato nel campo dei diritti umani, non ero a conoscenza delle violenze psicologiche, in questo caso, che vengono perpetrate da anni di genitori e bambini strappati senza che poi nessuno ne parli. Quindi, veramente, sottolineo l'importanza di questa battaglia, perché è una battaglia che porta avanti Vincenza Barnieri e ha il mio sostegno, e spero che assieme, stasera è una prova, assieme possiamo fare la differenza, che le istituzioni se ne occupino come dovrebbero occuparsene.